con un nuovo video. Allora, questa è una collaborazione, quindi questo video sarà in collaborazione con il canale di Sugar Dani, anche lei appassionata di cucina e dolci, e faremo una collaborazione basata su dolci alla Nutella, che cosa light in vista dell'estate. Io realizzerò un rotolo alla Nutella semplicissimo, una delle tantissime versioni che ci sono in giro. Questa però mi è piaciuta molto, quindi ho pensato di proporvela. Non vi dico cosa realizzerà lei, in modo da non rovinarvi la sorpresa, così potete andare a sbirciare il suo canale per vedere quale sarà la sua ricetta alla Nutella. Vi vado subito ad elencare gli ingredienti. Per il nostro rotolo vi servono 100 g di zucchero semolato, 4 uova che divideremo in tuorli e albumi, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, 70 g di farina 00 e 20 g di fecola di patate, li ho già uniti insieme, e ovviamente la cosa più bella, la Nutella, per farcire. Per prima cosa andiamo a montare gli albumi a neve. Adesso montiamo i tuorli con lo zucchero. Ho montato i tuorli con lo zucchero, adesso ho aggiunto alle farine anche il lievito e la vanillina. Adesso vado a setacciare il tutto e lo aggiungo nel composto di tuorli e zucchero. E andiamo a mescolare il tutto. Adesso vado ad aggiungere al composto gli albumi montati e li vado ad amalgamare. Adesso, ottenuto il composto, bello cremoso, lo vado a versare sulla placca, quella che dà in dotazione il forno, e ce lo verso proprio sopra, ovviamente la placca ricoperta di carta forno. Spalmate per bene il composto sulla placca in maniera uniforme, in modo che non ci siano parti più alte, parti più sottili. Quindi in maniera uniforme. Intanto ho acceso il forno a 190 gradi per farlo preriscaldare. Quindi vado ad infornare e deve stare dentro veramente pochi minuti, quindi prestate molta attenzione alla cottura, appena si colora un po' lo sfornate. Ecco qui, dopo 10 minuti circa, anche meno, sfornato. È veramente super soffice. Ancora caldo, l'ho capovolto su un altro pezzo di carta forno, in questo modo, con un movimento deciso l'ho capovolto dalla teglia qui sopra, e adesso con delicatezza andiamo a staccare la carta forno. Adesso vado ad avvolgere intorno alla carta forno il rotolo. Adesso lo faccio raffreddare in modo che prenda la piega. Allora, si è raffreddato dopo un quarto d'ora, lo apriamo, come vedete ha preso la forma. E adesso ci andiamo a mettere la Nutella. E ce la spalmiamo. Assaggino in diretta, è sofficissimo. Mm.
Ottimo. Com'è, ma? Buono. Di più. La botta delle calorie. Sì. Eccomi qui, spero che il video vi sia piaciuto. Una piccola nota, ho riempito parecchio io il rotolo, alla fine era anche troppa Nutella. Sì, lo fa sembra strano dire troppa Nutella, ma esistono anche questi casi. Quindi io vi consiglio di non abbondare come ho fatto io e di mettere uno strato sottile di Nutella, in modo che potete mangiarvene anche più di una fettina e non vi stucca. Vi invito di nuovo a vedere il video di Sugar Dani e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!